Covid, 82 nuovi casi nello Spezzino, ma scendono i pazienti ricoverati in ospedale. Il virus miete altre 3 vittime in ASL 5. 18 misure cautelari per i membri di una associazione dedita al traffico illecito di farmaci. I rider spezzini aderiscono alla mobilitazione nazionale in programma per venerdì. Vite intrecciate, la veglia diocesana in memoria dei missionari martiri. Sono 9 i giocatori dello Spezia impegnati con le nazionali in giro per il mondo. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il notiziario TLS Giornale. Tornano a salire i nuovi casi giornalieri, che sono 82 per un totale di 742 persone attualmente positive. Diminuiscono di 7 unità gli ospedalizzati a quota 62, 7 si trovano in terapia intensiva. La scheda decessi registra 3 nuove vittime, un uomo di 65 anni e una donna di 72 sono deceduti ieri. Una donna è deceduta nella giornata odierna, aveva 88 anni. Le sorveglianze attive sono 658, più 8. In Liguria i nuovi casi sono 420 a fronte di 4.777 tamponi effettuati, gli ospedalizzati sono 660, di cui 63 in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 6.152. E sono 3.817 le persone in Liguria decedute per Covid da inizio emergenza, 8 in più rispetto all'ultimo aggiornamento delle schede decessi. Da inizio emergenza i vaccini consegnati a Regione Liguria sono 312.420, mentre quelli somministrati sono 234.093, il 75%. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo ha disposto che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi in favore di soggetti comunque disponibili al momento secondo l'ordine di priorità individuato dal menzionato piano nazionale e successive raccomandazioni. Oggi in commissione consigliare di approfondimento sulla campagna di vaccinazione Covid alla Spezia si sono confermati i ritardi e le criticità in Liguria e alla Spezia. Così Guido Mellei, le ali alla Spezia, lista Sansa, che continua, ecco alcune delle nostre richieste e proposte. ASL deve investire in comunicazione e informazione all'utenza. Vanno implementati gli operatori abilitati alla somministrazione. 3. Vanno aumentati i centri di vaccinazione. 4. Vanno incrementate le vaccinazioni a domicilio per i non autosufficienti e tra gli ultra vulnerabili devono avere una corsia preferenziale i soggetti a rischio come i pazienti oncologici. Scattano le misure cautelari per 18 membri di un'associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di farmaci. Uno di loro era residente in provincia. Il servizio di Alessio Caccialupi. Smantellata l'associazione a delinquere che trafficava farmaci di provenienza illecita a livello internazionale. L'operazione dei NAS di Latina ha eseguito 18 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti. Il provvedimento ha toccato anche la nostra città. Uno degli indagati è domiciliato in provincia per motivi di lavoro nella cantieristica. Su di lui pende ora l'obbligo di presentarsi davanti alla polizia giudiziaria. Il sodalizio, con sede in provincia di Napoli, utilizzava ricette mediche false per acquistare a costo zero farmaci particolarmente costosi. Farmaci destinati a cure particolari come il Parkinson o l'epilessia, che una volta acquistati venivano spediti nel Regno Unito per essere messi in commercio in maniera apparentemente legale. La collaborazione con le autorità inglesi ha reso possibile il tracciamento dei flussi finanziari, la chiusura dei canali illeciti e il sequestro di alcuni farmaci. Una pescheria del centro di Sarzana è stata chiusa per non aver rispettato le norme igieniche. A seguito di un controllo effettuato dal personale delle ASL e dei carabinieri di Sarzana, sono emerse delle irregolarità all'interno della pescheria. Per questo motivo è stata disposta l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale e una sanzione di 3.000 euro. Inoltre, al titolare è stata
fatta una serie di prescrizioni, avrà alcuni giorni di tempo per regolarizzare la sua attività ed evitare ulteriori e più gravi conseguenze di natura penale. Sono stati denunciati 4 giovani per aver tentato di rubare un macchinario in una ditta sequestrata. È successo ieri pomeriggio quando i carabinieri di Sarzana e Luni sono intervenuti all'interno di un capannone sequestrato da una ditta. I 4 giovani sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontare un macchinario per la frantumazione delle pietre. Dopo una breve fuga sono stati bloccati nella zona industriale di Sarzana. I 4 sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, rinvenuti all'interno del mezzo usato dai 4 ragazzi. Infine sono stati sanzionati per aver violato le norme anti-Covid. Una abitazione dedita allo spaccio nel quartiere di Rebocco. A seguito della segnalazione dell'immobile da parte di alcuni cittadini, la polizia locale ha individuato un cittadino di 30 anni allontanarsi dall'abitazione con fare sospetto. Dal controllo è emerso il possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Gli agenti sono poi risaliti all'identità dello spacciatore, un cittadino 47enne di origine marocchina che si trovava nell'abitazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito all'autorità giudiziaria. È stato trovato questa mattina lungo la strada provinciale 566 nel comune di Valese Ligure un istrice ferito a causa di una collisione con un veicolo. L'animale è stato tratto in salvo dai carabinieri forestali di Varese e trasferito al centro recupero animali selvatici di Campo Morone, gestito dai volontari dell'EMPA per essere curato. Infine sarà riabilitato e messo in libertà. Chiedono diritti e tutele sul lavoro i riders che per venerdì 26 marzo hanno convocato una giornata di mobilitazione nazionale. Contiamo sul contributo di tutti, e le parole del sindacalista CGIL Roberto Canale. I dettagli nel servizio di Alessio Caccialupi con le immagini di Raffaele Maulella. Quali sono le problematiche che sono emerse nella categoria dei rider, soprattutto dal punto di vista contrattuale? E quale potrebbe essere uno sbocco futuro per creare un contratto collettivo? Sì, stiamo attraversando un momento difficile perché a livello nazionale la battaglia è partita già qualche mese fa. Siamo nel XXI secolo, però i diritti che hanno i rider in Italia e anche a Spezia risalgono a fine del 1800, ovvero non c'è nulla. A livello nazionale è stato sottoscritto un contratto che mi permetto di definire pirata con un sindacato di comodo e questo contratto qua, che dovrebbe dare diritti ai lavoratori, invece di fatto li toglie. Si sta portando avanti quindi questa battaglia qua a livello nazionale attraverso lo sciopero di venerdì 26 in tutta Italia. Per rivendicare cosa? Per rivendicare diritti per i lavoratori, che sono tanti, e anche quel salario che a loro deve essere riconosciuto, perché ad oggi purtroppo nulla di tutto questo è garantito loro. Con Nicola ti chiedo quali sono le problematiche che sono emerse in questi mesi di lavoro, anche dopo il lockdown, che ha un po' rivoluzionato il modo di operare in città, e come funziona nel dettaglio la retribuzione del vostro lavoro? Allora, per quanto riguarda la retribuzione, si passa sempre tutto attraverso l'applicazione. L'applicazione decide volta per volta quanto corrispondere al lavoratore. La particolarità di questa cosa è che molto spesso per la solita consegna vengono attribuite prezzi differenti. Quindi noi non conosciamo nemmeno quanto siamo realmente pagati. Ecco, al momento in provincia siete circa una sessantina, ma è un numero molto variabile di giorno in giorno, direi. Assolutamente sì, diciamo di giorno in giorno per non dire di ora in ora, perché chiunque può andare a registrarsi su una delle piattaforme più famose, sulle 4 piattaforme di food delivery che abbiamo in Italia, e può registrarsi. Quindi oggi potrebbero essere 60, ma domani potrebbero essere 70. Per quanto riguarda lo sciopero, noi diciamo ci leghiamo a quello che stiamo portando avanti come NIDIL nazionale, come CGIL nazionale che ci sta seguendo. Per quanto riguarda la parte contrattuale, tutte quelle cose, siamo seguiti da CGIL. Noi abbiamo delle rivendicazioni
sempre in questo ambito, però che riguardano forse di più la sicurezza. In questo momento, quando parlo con gli altri lavoratori, con i miei compagni, siamo arrivati al punto che il denaro sì è importante, ma ancor più importante prima di tutto è la sicurezza personale, dato che abbiamo già subito più di 3 aggressioni personali e fisiche. Venerdì 26 è il giorno dello sciopero dei rider, però chiediamo anche ai consumatori, chiediamo quindi anche ai clienti, a chi usufruisce qui delle piattaforme, di darci una mano nella nostra battaglia, evitando quindi di fare ordini sulle piattaforme di food delivery. Oggi è la giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri. Questo pomeriggio si è tenuta una veglia diocesana nel santuario dei frati minori francescani di Sant'Antonio a Gaggiola. Tema della veglia, organizzata dal centro missionario diocesano, sarà Vite intrecciate. Vediamo il servizio. Siamo qua alla presenza del Signore Gesù, esposto in modo solenne nel Santissimo Sacramento sull'altare. Abbiamo ascoltato la sua parola, parola viva, parola che irriga veramente la nostra anima, e abbiamo vissuto la testimonianza, dapprima sentendo i nomi di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno testimoniato Cristo anche dando cruentemente la vita per Lui, e in modo particolare una testimonianza ancora più esplicita che ci richiama proprio a questa capacità di essere testimoni del Signore Gesù. Oggi poi ci troviamo anche nella vigilia, e ormai anche solennità, la grande solennità dell'Annunciazione. Ed è bello pensare che questi due momenti si incontrino. Perché? Beh, perché noi pensiamo sempre a colui che porta il Vangelo, al missionario, in modo particolare oggi al missionario martire, ma come un qualche cosa che in un certo qual modo viene dopo, lungo la storia. Invece è proprio nel momento in cui l'angelo appare a Maria che lì avviene la prima evangelizzazione. Maria viene evangelizzata dall'angelo. Se evangelizzata vuol dire le viene consegnato il Signore Gesù, la sua parola, chi più di lei è stata evangelizzata? Addirittura lo ha concepito nel proprio grembo. Ma quella evangelizzazione, appena nato Gesù, toccherà subito un secondo momento. Alla presentazione di Gesù al Tempio si sentirà dire: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E allora Vangelo accolto, Vangelo portato, perché Maria è la prima ad essere evangelizzata, lo riceve addirittura nel suo grembo il Vangelo, ma è anche la prima ad essere annunziatrice di questo, proprio generandolo, proprio donando il Vangelo vero e proprio, non semplicemente un libro, ma quello che è il Vangelo autentico del Padre, suo Figlio che si è fatto uomo per noi. E nel momento in cui lo dona si sente dire: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa dell'attore Vito Zito. Nato in Germania nel 1972, era approdato alla Spezia dopo essere emigrato in Romagna con la madre e con la sorella maggiore. Fu il fondatore della compagnia I Braccini Colti con l'attore e regista Lorenzo Micoli. I funerali saranno celebrati venerdì alle 16 presso la sala del commiato del cimitero dei Boschetti. KCS rinuncerebbe a perfezionare il contratto per la gestione del Mazzini. Il condizionale è d'obbligo dopo le rassicurazioni dell'ASL 5 e Comune della Spezia del 26 febbraio di partire da un bando di dimostrazione di interesse e una successiva gara ponte per poi arrivare a quella regionale definitiva. Intanto 120 famiglie vivono nell'incertezza e temono di perdere il lavoro.
ASL e Comune ci hanno comunicato mesi fa che si sarebbero impegnati a sistemare i due piani del Mazzini, oggi dismessi, dichiarano Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria, Marco Furletti, segretario generale UIL Trasporti La Spezia, Massimo Bagaglia, segretario generale UIL FIP. La Spezia, ma la realtà è che ad oggi nulla è ancora avvenuto. Le istituzioni devono rimboccarsi le maniche, continuano i sindacalisti, e dare seguito a quanto detto per trovare le risorse necessarie affinché si possano avviare i lavori di ristrutturazione. Per questa ragione, concludono, chiediamo alla Regione Liguria, al Comune della Spezia e all'ASL 5 di farsi carico del futuro del Mazzini. Abbiamo appreso della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un anno per la gestione della residenza Mazzini, con la scadenza il 29 marzo 2021. Così Luca Comiti, CGL, Franca Passoni, FPCGL, che continuano, deve diventare da subito operativo il tavolo di confronto. Dobbiamo capire le tempistiche in cui KCS lascerà il servizio, affrontare modalità e tempistiche dei lavori di ristrutturazione della struttura, risolvere la situazione dei lavoratori che continuano a vivere nell'incertezza e temono per il loro posto di lavoro. Occorre dare risposte ai cittadini che ormai da troppo tempo sono privati di 80 posti letto di RSA. 1.300.000 euro per la bonifica di due siti contaminati nello Spezzino. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Gianpedrone, ha destinato queste risorse nell'ambito del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. I luoghi interessati in provincia sono l'area ex Pittaluga alle Grazie e l'ex tiro al volo di Piana Batolla, con un finanziamento di circa 650.000 euro a testa. Questa sera nuovo appuntamento con Tamburo Battente. Ospite di Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli sarà l'architetto Renato Marmori. Si parlerà della Spezia dal 1200 a oggi, la città che poteva essere e che forse non sarà, e molto altro ancora. Vediamo un'anticipazione. Professore, lei ha citato anche Guglielmo Marconi, che è venuto a fare l'esperimento nella nostra città, e da quello che mi pare di capire dal suo ragionamento è che questa venuta di Marconi non la valorizziamo a sufficienza nella nostra città, è così? Allora, il ragionamento di Marconi è uno dei tanti esempi che noi abbiamo, perché all'epoca la città della Spezia era una città all'avanguardia per quanto attiene le tecnologie e le possibilità di fare esperimenti come appunto quello di Marconi, che in nessun'altra parte d'Italia potevano essere svolti. E quindi è un esempio di come in quegli anni la Spezia fosse un riferimento a livello nazionale. Quindi bisogna ricordarcelo. Ecco. Ascolti professore, la città ha un'aspettativa storica ormai, è quella di riconquistare il mare. È un'aspettativa destinata ad essere frustrata, o invece può essere coltivata in prospettiva del waterfront? Sicuramente la riconquista del mare è uno dei miei desideri, e spero lo sia di molti miei concittadini. Lo Spezzino ha rinunciato al suo mare, non per scelta sua, ma perché è successo. Pensare di poterlo riavere è un qualche cosa per la quale vale la pena di combattere. Bene, l'intervista completa al professor Renato Marmori questa sera alle 21.30. Il sindaco della Spezia questa mattina ha incontrato il presidente della sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS della Spezia, Samuele Marras, e alcuni loro rappresentanti. Grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e i Ipovedenti del territorio, ha dichiarato il sindaco Pierluigi Perachini, abbiamo investito oltre 160.000 euro per rendere acustici i semafori. Un altro progetto è quello realizzato dal nostro sistema bibliotecario, continua il sindaco, grazie alla firma del protocollo d'intesa con la Biblioteca Italiana per Ciechi, Regina Margherita Onlus, e con il sostegno del Centro per il Libro e per la Lettura, abbiamo reso fruibili oltre 50.000 titoli.
E passiamo allo sport, settimana di impegni ufficiali per i giocatori dello Spezia e le loro nazionali. Sentiamo i dettagli nel servizio di Alessio Cacciarupi. Settimana ricca di impegni in giro per il mondo per gli aquilotti con le rispettive nazionali. L'Under 21 di Maggiore, Marchizza e Pobega è scesa in campo alle 18 contro i Parietà della Repubblica Ceca per la gara inaugurale del girone di qualificazione agli europei di categoria. Domani alle 17 toccherà a Ghiasi e Nzola, che con Ghana e Angola tenteranno di accedere alla prossima Coppa d'Africa. Alle 18 il turno del bulgaro Galabinov contro la Svizzera. Matteo Ricci e l'albanese Ismaili saranno impegnati nella rincorsa mondiale in Qatar con la prima giornata di qualificazioni. Fischio d'inizio fissato per le 20.45. Alle 21 l'Under 21 croata di Martin Erlic si troverà di fronte ai temibili ragazzi portoghesi. E si è appena conclusa la partita di calcio Italia-Repubblica Ceca con il risultato di 1-1. Continuano le soddisfazioni per il tennista spezzino Lorenzo Musetti, che sale al numero 94esimo della classifica mondiale. Per il giovane classe 2002 inizia domani il torneo di Miami. Il servizio di Jacopo Cidale. Nato a Carrara ma spezzino d'adozione, Lorenzo Musetti è considerato il futuro del tennis italiano insieme a Jannik Sinner. Il giovane 2002 sta infatti continuando a suon di vittorie a scalare la classifica del ranking ATP, ovvero la classifica dei migliori tennisti, ed è attualmente tra i primi 100, precisamente al 94esimo posto. Scoperto dal coach spezzino Simone Tartarini, Musetti inizia a vincere i primi trofei di rilievo nel 2016, all'età di 14 anni. Nel 2020 si fa conoscere dal grande pubblico vincendo gli Australian Open Juniores, primo italiano a riuscire nell'impresa. Cominciano quindi ad arrivare titoli, piazzamenti e vittorie contro avversari di prestigio, come quella ottenuta pochi giorni fa al primo turno del torneo di Acapulco contro Schwartzman, numero 9 del mondo. Domani per Musetti inizia il Miami Open, dove al primo turno affronterà Michael Moore. Musetti nel 2015 era stato anche premiato dal Comune della Spezia per la vittoria dei campionati italiani. E passiamo a hockey su pista. In Serie A1 il Crédit Agricole Sarzana consolida il proprio quarto posto e tornano a vincere a Grosseto contro la Edil Fox per 3-1. Nel servizio di Andrea Catalani sentiamo il difensore catalano Juan Galbas. Dimenticata si direbbe la sconfitta pur onorevole col Trissino in casa, dimenticata andando a vincere a Grosseto, dunque in trasferta e anche brillantemente. Sì, penso che abbiamo fatto una partita molto seria a Grosseto. Sapevamo che era una pista difficile, una squadra difficile da giocare lì alla sua pista, più il viaggio un po' lontano, tutto, ma quella settimana lì si è lavorato, si è preparato bene la partita e alla fine si è riuscito a prendere i 3 punti, che era quello l'importante. Senti, ora tornate in casa sabato prossimo contro quel Montebello che recentissimamente avete eliminato qui a Sarzana in Coppa Italia, arrivando così alle Final Four, no? E niente, questo porta bene, che dici, ispira ottimismo, diciamo così. Sì, è una squadra che conosciamo bene, abbiamo giocato contro loro un torneino all'estate, dopo in campionato e anche in Coppa Italia. È una squadra per noi che è dura, è una squadra che gioca forte, hanno giocatori di grande esperienza e qualità. E niente, dobbiamo lavorare, sappiamo che non è una partita facile, è una partita che dura 50 minuti e la dobbiamo vincere alla fine. Allora, ora preparare bene la partita questa settimana e sabato andare a prendere i 3 punti. Dopo l'uscita del suo libro autobiografico Corsaro coi guantoni, il tecnico e intermediario di box spezzino Armando Bellotti è ripartito a pieno regime con i suoi pugili della ASD Boxing Class della Spezia e con le attività dell'Agenzia di Intermediazione Internazionale per Atleti Professionisti.
in vista dei prossimi impegni, tra cui la difesa del titolo WBC Continental degli Stati Uniti del pugile romano Simone Federici, affiliato alla sua agenzia. Vediamo i dettagli nell'intervista. Il libro finalmente è uscito, Il corsaro con i guantoni, è l'excursus della mia vita privata e sportiva con tante sfaccettature. È stato pubblicato da Buca Buca Editore, è uscito anche nelle migliori librerie italiane, si può trovare anche qui a Spezia in libreria e si può sempre anche prendere tramite il link di Buca Buca. Il pugilato spezzino sta riprendendo, abbiamo ripreso nonostante la pandemia. Abbiamo già combattuto con Mirko Castrogiovanni a Genova, vincendo ai punti. La settimana scorsa siamo andati a combattere con Francesco Bongiovì, un altro pugile del boxing class La Spezia, diretto da me e Andrea Prassini. Abbiamo pareggiato, un match abbastanza intenso, però il pareggio è comunque un risultato utile e fa ben sperare. Prossimamente il boxing class, quindi il pugilato nostro spezzino, sarà impegnato a Bologna con tutti e quattro i pugili, cioè Davide Martino 69, Castrogiovanni 64, Bongiovì 69 e appunto Toraca, che è un debuttante. Io sono anche il direttore della mia agenzia manageriale, mi occupo di brokeraggio e, avendo diversi pugili sotto contratto, Federici, che conosciamo tutti, che ha già vinto in America a New York il WBC Continental, a breve si dovrebbe tornare in America perché in Florida si può entrare per difendere il WBC Continental contro Rivera. Federici è numero 20 al mondo, quindi è appetibile per entrare tra i primi vicini a una possibile sfida mondiale. Abbiamo anche Cardillo, un peso massimo reintegrato, ex campione italiano imbattuto, sotto contratto con la Starbox di New York, che dirigo insieme a Luigi Camputaro, cioè siamo gli intermediari appunto della Starbox. Torneremo in America tra giugno e luglio con Cardillo nei pesi massimi per fare 8 round, eppure con Lucas Abreu, che è un pugile brasiliano imbattuto con 13 match, 12 vinti per KO, un super medio, cioè 76,2 kg, che anche lui esordirà in America sugli 8 round. Per quanto riguarda l'Italia, l'agenzia si sta muovendo in tutti i fronti, ha inserito nel proprio organico, quindi come mandato di rappresentanza, alcuni pugili liguri, e questo fa ben sperare per un ritorno anche in Liguria del pugilato a torso nudo. Sto parlando di Morgan Toselli di Savona, un peso welter, Matteo Fiorini, super piuma 59 kg di Genova, e Cobba, Abderrazek Cobba, che è un pugile che vive a Monte Carlo ma è tesserato con Ventimiglia e quindi sempre Liguria, con il quale abbiamo già in programma alcuni match da confermare. Tutto questo per dimostrare che comunque il pugilato a Spezia c'è, è tornato, funziona in tutte le sue vesti dilettantistiche e professionistiche. E questa era l'ultima notizia del nostro TLS giornale. Io vi lascio alle previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Vi ringrazio della cortese attenzione e a tutti auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per giovedì 25 marzo in Liguria. Deboli correnti umide nei bassi strati provenienti dal mare determineranno una nuvolosità medio-bassa sulla nostra regione nei prossimi tre giorni, con il rischio anche di qualche debole pioggia tra venerdì e sabato. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, giovedì 25 marzo. Su tutta la regione avremo una nuvolosità medio-bassa, sparsa ed irregolare, più intensa sui settori centrali della regione ma con basso rischio di pioggia. Schiarite saranno presenti invece sugli Alpi Liguri, i versanti padani e nel pomeriggio anche sull'Imperiese e l'estremo Levante spezzino. Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali, e mare poco mosso, temperature in aumento alle minime, stazionarie invece le massime. Lungo le coste prevediamo minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Nelle aree interne minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.